Cari amici delle recensioni cinematografiche del Ganzino, ben ritrovati e un saluto a tutti quanti voi. Fra uno 007 e l'altro, riecco Daniel Craig. Sto parlando del film Cena con delitto, visto il 7 dicembre a Pisa, alla multisala Isola Verde, alle ore 15, per la durata di 2 ore e 10 minuti, senza interruzione, con 14 spettatori presenti. Film proiettato in modalità panoramica, di genere thriller, cui do il giudizio di perfetto. Un ritorno al vecchio genere con un giallo, con questo film, dove Allen, uno scrittore di successo, muore assassinato dopo la festa del suo compleanno. La polizia e un investigatore privato, che Daniel Craig, per una piccola parentesi, come dicevo all'inizio, fra uno 007 e l'altro, ha interpretato film come Defiance, I giorni del coraggio, Uomini che odiano le donne in stile USA e Cowboy contro alieni. Chiudo parentesi, indagheranno e nello sfondo perché c'è anche una cospicua eredità. Si può definire il remake di uno stile giallo targato Agatha Christie e adattato ai giorni nostri, con battute divertenti che esorcizzano la tensione, con una location interessante e un Daniel Craig che svolge indagini stile Sherlock Holmes. Il film è pieno di flashback, la maggior parte del film si basa proprio su questi flashback. Proprio per questo, insieme al montaggio e sequenze, alla regia, l'interpretazione e la location, è tutto perfetto. Ottima la colonna sonora, gli effetti speciali e la trama. Naturalmente il film è da andare a vedere. Bene, amici, alle prossime!